Noi non Sì. parliamo della veemenza della protesta, noi parliamo del gesto punibile da regolamento con cartellino giallo di allontanare il pallone portando il gioco sostanzialmente a ritardare la sua ripresa. Poi Sì, le dicendo un po' fischiare, motivazioni, è molto Brozovic fischiale. poteva avercela anche con se stesso, ma il punto è, non è con chi ce l'ha Brozovic, è che Brozovic scaglia il pallone a campanile, a Sì, ma gioco già fermo. rimane fiscale, cioè ripeto, se tutte le volte che noi decidiamo se un arbitro deve agire in un modo o nell'altro, abbiamo sempre la valutazione che si fonda sul tipo di approccio che l'arbitro ha avuto nel corso della partita. Ci sono arbitri che dopo 2 minuti hanno già ammonito due persone, due giocatori, e altri che scelgono il primo tempo di non ammonire nessuno e poi nel secondo perdono la testa e ammoniscono ogni cosa che si muove. Valeri ieri sera, a mio modo di vedere, era evidentemente un po' incerto, considerando anche che non è che un arbitro italiano che è il frutto di quello che poi è una stagione oggettivamente difficile per gli arbitri italiani. Non potevo immaginare che un arbitro potesse arbitrare molto bene o molto meglio di come ha fatto Valeri ieri, perché abbiamo avuto una stagione in cui si dimostra che la classe arbitrale italiana non è ai massimi storici. Ciò Sì. detto, è evidente che se, ripeto, la Brozovic era davvero da doppia munizione, ne prendo atto, non ho motivo di stare a dire di più. Io onestamente non l'ho vista questa doppia munizione, ma non voglio stare qui a fare le barricate, anche perché mi fa molto piacere che l'arbitro oggi venga utilizzato come attenuante generica e neanche tanto generica per la sconfitta della Juventus, perché per anni io mi sono trovato dalla Vabbè, ma parte qua ci opposta arriviamo a dopo, Lapo, ci lamentarmi. arriviamo dopo, stiamo sugli episodi, se no ci dilunghiamo troppo al volo. Giulio, per te è giusto, giusta la linea morbida di Valeri, la linea del buonsenso o la fiscalità? Ricordiamo che qui l'Inter è appena andata in svantaggio, rimontata 2-1, Vlahovic segna il 2-1 al 52esimo, qui siamo al 55esimo. Giulio e poi Sì, Zampini. io sono sempre per la linea del buonsenso, però capisco anche le ragioni di Massimo Zampini, dei Juventini, perché c'è anche un regolamento che parla chiaro. Il problema, credo che Massimo sia d'accordo, anche perché è un avvocato, alle volte bisogna capire quando usare il buonsenso e come usarlo, soprattutto cercare di usarlo in maniera coerente. È molto difficile in Italia vedere un giallo e subito dopo un altro giallo e quindi il rosso. Accade qualche volta quando c'è una protesta e il giocatore dice la parolaccia, il Esatto, il giallo e poi baffa. il Però rosso. Esatto, quello. anche sul baffa abbiamo delle interpretazioni molto diverse. Va molto anche un po' alla. Però, Michael, credo che sia la situazione limite, perché un arbitro difficilmente ti dà un cartellino dopo 5 secondi, cioè cerca di trattenersi, cerca di tapparsi le orecchie. Ecco, lì possiamo dire che no, che non ha visto, no, perché ha visto benissimo, ha dato quell'interpretazione che ci può stare, nel senso che comunque in quel momento l'Inter stava anche perdendo, quindi non ha Certo. neppure senso perdita di tempo, perché perdere tempo? Massimo! Ma ho sentito tante cose, quindi provo a rispondere al volo a tante cose. La prima è vero, anno difficile per gli arbitri italiani, c'è cioè il miglior arbitro che può arbitrare il super partite europee, ma in noi non può arbitrare Inter-Juventus. Questo sappiamo come funziona per la cultura sportiva, che giustamente oggi Lapo reclama e come sapete io sono d'accordo con lui. Certo, mi sarebbe piaciuto essere affiancato da lui, ma non da lui, poverino, che non c'entra niente, dico dal mondo nerazzurro, anche in anni in cui da 4 anni a me rinfacciano un secondo cartellino giallo, dove il discorso sul buonsenso l'ho sentito molto poco, no? Ripeto, un secondo cartellino giallo, non un rigore o un gol così. Se ne parla da Io 4 anni, tutti sappiamo, il nome Massimo, io ho dell'arbitro, se detto una il cosa cugino diversa, era ma poi juventino o meno, se quello così non ha più Massimo, io sono bisogno di più di stare nella squadra. te. Chiedo Quindi, scusa, non se... accavallatevi perché sennò non si capisce nulla, non No, siamo quindi, capito, quindi, però sì, sì, allora sto quindi zitto. se evochiamo la cultura sportiva. Quando si vince, facciamolo anche quando si perde, saremo tutti più Bravo. coerenti e meno Esatto. ipocriti, Ma sarà più brava bello. cosa, Il scusatemi, io non ho discorso detto che. questo. Però Parlatevi fatemi una cosa che non ho mai detto fermi, e poi mi avete detto che capito? Non vinco. riesco Non a mi faccio darla. messo al tacere, ma me ne vado avanti questa roba qua, ma scusatemi. Dico, dite, Sì. è una cosa che non ho mai detto, parlate, dice, bravo, bravo cosa? Non l'ho mai detto, non ho parlato di cultura sportiva, non ho parlato di questo. Poi, dopodiché, stavo finendo il discorso, Michael mi ha interrotto e parlate anche del fatto che ho detto, scusatemi, o si fa la moviola o si parla di questo. No, ma Posso scusami parlare? Lapo, io ho detto di non dilungarti perché stiamo analizzando episodio per Ho episodio, capito, e se mi no sembra che finiamo alle invece vi 11 state dilungando e mezza. su altro, però, scusatemi, vi state dilungando sulla cultura sportiva. Io prima non ho potuto dirlo, non ho detto la cultura sportiva e non l'ho evocata, chiedo scusa, basta solo questo. Massimo. Io ho capito che Lapo ci avesse detto, per anni ci hanno dato dei piagnoni, eccetera, eccetera,
come vedete, così, cioè evocando quindi, come dire, un maggior fair play in questa occasione, se ho capito No, male, non l'ho invece evocato, apprezza Massimo. No, se invece... allora finisco. Io non ho evocato la cultura, ho detto soltanto che per anni mi sono fatto fare lezioncine di bon ton, di cultura sportiva dalla Juventus o dagli Juventini, perché è il gioco delle parti. Vedo che di fronte a vicende arbitrali, giustamente, si sta lì a guardare e ovviamente dice, beh, però l'arbitro ha fatto questo e quest'altro, allora d'ora in poi, visto che le altre vicende ne capiteranno, eviterei di dare lezioni di cultura sportiva, non di avere cultura sportiva, ma eviterei di dare lezioni di cultura sportiva, perché per anni io ho visto rigori, espulsioni e vicende ambigue dall'altra parte. Ora che c'è un rigore che magari potrebbe esserci o potrebbe non esserci e una potenziale espulsione, vedo che siamo tutti uguali di fronte a questo tipo di allora vicende. Voi potevate reclamare queste condizioni, però facciamo finire Orfeo, facciamo finire Massimo, ti chiedo per favore, poi apriamo il dibattito e vi dite quello che volete. Ma stiamo sugli episodi, perché sennò Angelo Bonfrisco giustamente non può stare al telefono anche 6 mesi per fare 4 episodi. Lo faccio subito, se posso finire vai Massimo, finisci e poi andiamo al rigore. Non siamo assolutamente se su Brozovic ci siamo da 10 minuti, sul rigore di Lautaro dobbiamo starci 3 ore. No, appunto dico, ma io se mi fate parlare un secondo parlo. Vai. Se io non sono per niente, non mi ritengo assolutamente tutto uguale. Io ieri ho fatto un tweet e altri in cui dico quelli sono episodi e poi noi abbiamo sbagliato, ci siamo abbassati troppo. E ripeto, sono altri che ricordano per 10 anni il nome dell'arbitro, cose. Se mi chiedete un parere sull'episodio, vi rispondo. Che devo fare? Mica una mia lamentela complottistica. Assolutamente non sono così. La cultura sportiva a me piace molto, sia quando si vince e io faccio complimenti all'Inter che ha vinto. Quindi mi piace essere diverso in questo e ne sono molto, molto fiero. Niente, però voglio dire, fa, questo qua ragazzi... Questo è rosso, cioè noi potete dire quello che vogliamo, poi per me non c'è niente di scandaloso, abbiamo visto mille volte arbitri fingere di non vedere gli insulti degli altri, cioè non c'è nulla che non abbiamo già visto da parte di tutte le squadre, questo è rosso. Aggiungo, Angelo Bonfrisco ha ricordato una protesta evidente di Brozovic nel primo tempo, Lapo ha ricordato un altro episodio, Brozovic che introduce nel calcio italiano il VAR a chiamata, tirando una randellata fuori dal campo e dicendo all'arbitro, accerchiandolo per l'ennesima volta e dicendogli andatelo a vedere, così, cosa che al momento non è prevista ancora, no? La VAR a chiamata, ma perché Brozovic da solo ha accerchiato l'arbitro. Fermi perché sennò non andiamo più avanti. Va bene, secondo Zampini questo è rosso, c'è la linea sottile tra il buon senso e il regolamento. Linea sottile dico io, perché ha ragione Massimo nel dire che sui vaffa e sui doppi gialli ravvicinati purtroppo siamo sempre di fronte. La Roma di Mourinho di recente si è tanto lamentata per il pugno duro nei confronti di Zaniolo nella partita contro il Genoa, ti ricorderai? Quello esattamente me lo ricordo benissimo, e lì secondo me l'errore di base è che quel gol non doveva essere annullato, ma non lo dico perché... Certo. Perché è un fallo veramente così, cioè a quel punto devi andare a vedere tutto. Certo, però andiamo intanto a vedere il 55esimo, passato il 55esimo, cosa succede invece al 78esimo? Perché io qua, Bonfrisco, ho scritto e leggo De Ligt a terra, Lautaro in area, rigore. Sì. A terra. Sì. Il a punto terra. È il punto è che De Ligt a terra, prima domanda. Seconda domanda, Valeri fischia per De Ligt o per Bonucci? Terza domanda, ci arriviamo dopo. Facciamo vedere la ferma immagine e parola a Bonfrisco. Allora, velocemente perché qui sta per iniziare la cena e sono ospite allo Smate Calcio che vi saluta tutti, tanto per drammatizzare un attimo. Un grande saluto. E sono di fronte al presidente che è interista e lo sponsor che è juventino, qua è un casino. Siamo posti. Allora allontanati perché sennò non puoi esprimere. Vai. Comunque, allora, l'episodio del calcio di rigore, le domande che fai sono lecite, però c'è solo uno che può rispondere e che è Valeri, perché Valeri dà fischia rigore. Noi ieri sera in diretta abbiamo visto 2 replay. Allora, il contatto che c'è con Bonucci... Secondo me non è nulla. Se fosse stato quello, mi sarei aspettato l'intervento del VAR. Poi, subito dopo, fanno vedere un altro replay dove c'è De Ligt che tocca sul ginocchio e poi forse anche sulla caviglia, c'è il contatto. È il contatto che deve essere valutato dal campo, ma che effettivamente non sappiamo se è quello che ha valutato esattamente Valeri. Ma il barista
e qui no, manca ancora un pezzo, non sappiamo se si sono chiariti su questo, ma al netto dei due interventi il varista cosa fa? Conferma il calcio di rigore, perché quel contatto, che deve rimanere situazione di campo, rimane calcio di rigore, cioè la valutazione di Valeri. Ecco. Ora, la discussione è, la capisco ed è aperta, perché sarebbe interessante capire cosa... Diciamo, diciamo Angelo, chiedo scusa, noi qua vediamo due ferme immagini. Il primo, Lautaro, sì, Bonucci, il secondo, De Ligt. Faccio presente che la regia dà il replay di De Ligt 4 minuti e mezzo dopo il rigore trasformato. Sì, ma questo a noi, ma probabilmente il barista, certo, l'ha visto subito. Certo, assolutamente, perché... e che in ordine cronologico prima c'è il tocco di De Ligt, esatto, poi Lautaro non cade e, esatto, sembra che vada a cercare quel contatto con Bonucci per poi cascare a terra. In sì, ordine cronologico... la seconda parte la tralascerei, perché per me non è nulla, se non un effetto, ecco, del primo fallo di De Ligt, che è quello che ha considerato sia l'arbitro che il varista. Angelo, ora, ti farei... Sì, ora vai, qui vai. Si apre la solita discussione, no? Perché Rocchi ha parlato di valutare bene dal campo l'intensità, che ci sia un'intensità di un certo tipo. Però potremmo stare a discutere una vita, e staremo non una sera a Lombardia, ma saremo una serie di serate, ma ognuno rimarrà della sua. L'unica cosa, purtroppo, o per fortuna, che conta è che qui c'è un arbitro che decide e un barista che avvalla la decisione. Andiamo un attimo al 96esimo, Angelo, così poi ti libero. Abbiamo due, sì, episodi al volo, poi apro il dibattito qui in studio sul 55esimo, perché se lo apro, sì, adesso veramente dobbiamo dare la linea poi a Buongiorno Lombardia domani mattina. Esatto. Allora, il minuto è il 96, è De Ligt che atterra, abbiamo un'immagine proprio dell'arbitro al VAR, è De Ligt che atterra, sì, De Vrij. È un, sì, contrasto tra due difensori. Mi sembra un rigore plateale, non c'è neanche molto da dire. No, cioè, l'unica cosa che c'è da dire è che mi sarebbe piaciuto vedere Valeri intervenire direttamente lui dal campo, perché, certo, quel rigore lì l'hanno percepito tutti. Tutti i giocatori l'hanno percepito. No? Non vedevano loro che la palla uscisse, proprio per fare, a quel punto, per avere una verifica veloce, perché si sarebbe arrivati al rigore. 106... Quindi a questo punto, sì, Valeri doveva assolutamente fischiare lui dal campo. Comunque, chiaro, evidente errore, ha fatto benissimo qui il barista Di Paolo a chiamare l'arbitro e arrivare poi alla concessione di rigore. Tutto corretto. In un minuto anche meno, il 106esimo, De Vrij atterra Vlahovic, non c'è rigore. Lo vediamo, il fermo immagine, ne abbiamo due. Cosa ne pensi qui, Angelo? Questo è il primo fermo immagine. Penso che sia un contatto che non è assolutamente da calcio di rigore, valutato dall'arbitro e avvallato anche qui dal VAR. Quindi vediamo, questo è il primo fermo immagine, ne abbiamo anche un altro dove si vede, ecco qui, questo forse è più, però dall'altro si vede come De Vrij con la punta poi vada quasi, ecco, vada a toccare il pallone. Sì, c'è... però attenzione che il fermo immagine è un po' fuorviante, certo, bisogna sempre vederli a velocità normale, così come viene indicato al VAR, perché sennò si rischia di vedere o di far vedere qualcosa che non è reale, eh? Ma questo vale assolutamente in tutte le partite. Allora, Angelo, ti saluto, ti ringrazio. Per finire solo l'ultima cosa. In 10 secondi. Allora, sì, Valeri nel secondo tempo, siccome la partita ha cambiato passo e si è alzato il tasso del nervosismo, lui invece ha tenuto lo stesso passo del primo tempo, ecco perché non mi è piaciuto. Quindi sono mancate delle ammonizioni, sono mancate secondo me delle puntuali Devo chiudere, Angelo, del regolamento, e lui ha un po' gestito, ecco perché non mi è piaciuta, poi questo in generale. Poi nel particolare... Grazie ad Angelo Bonfrisco, ti devo salutare, devo correre su Top Calcio 24. Buona serata. Ci vediamo tra poco su Top Calcio 24, no, canale 12.